Buongiorno, eccoci al tutorial di Braccobaldo, il nostro canino porta guinzaglio, porta collare. Eccoli qua, Braccobaldo nella colorazione sabbia, nella colorazione nera, nella colorazione noce. Ora, ovviamente, chi di voi ha un cane, cioè, questo certamente, cioè, che dire, non può mancare. Come vedete, abbiamo utilizzato il supporto con il gancio in modo che voi possiate appendere il vostro collare o guinzaglio al gancio. Dietro al supporto con il gancetto per essere attaccato ad un semplice chiodo. Quindi semplicissimo, potete metterlo fuori casa o dentro casa come preferite. Va bene? Si procede, ecco, la cosa interessante di questo progettino è il fatto che voi ovviamente sull'osso scriverete il nome del vostro cane. Nel cartamodello che è allegato al kit trovate tutto l'alfabeto per poter scrivere il nome del vostro bimbino peloso. Allora, come si procede per la realizzazione di Braccobaldo? Allora, innanzitutto vi dico già che serve soltanto ago filo colla a caldo, e questo ormai lo sapete, lo dovete sapere per chi non lo sa. Per quanto riguarda il materiale, è realizzato tutto in feltro modellabile 2 mm nei vari colori. L'osso è sempre panna, il fiocco e il colore della scritta sono sempre rossi. Abbiamo usato gli occhioni della Sister di 16 mm e il naso quello più grande. Cosa c'è da dire? Allora, c'è da dire che ecco, il costo del kit viene 16 euro, va bene? Comprende tutto il materiale più il cartamodello. Allora, quindi voi avete a disposizione, avete a disposizione, ma cosa dice? Sono io. Avete a disposizione tutto il materiale, il vostro supporto 12x12, dove andremo ad applicare va mettilo lì, va, dove andrete ad applicare poi tutto il vostro oggettino, e vi faccio vedere come si realizza il corpo. Cioè, i pezzi sono già stati preparati, anche perché è soltanto da ritagliare dal cartamodello la sagoma del corpo, la sagoma della testa, la sagoma della coda, degli orecchi e del muso. Quando andate, allora, la coda, il muso, il corpo li dovete imbottire molto bene, li imbottite con l'imbottitura quella in fibra e li andate a cucire con il punto filza nel colore che vi diamo noi nel kit, nel colore in questo caso marrone. Per quanto riguarda l'osso, invece, lo cucite sempre in doppio. All'interno mettete l'imbottitura piatta. E lo cucite sempre a punto filza con un colore chiaro, quello che preferite, quello che pare a voi, questo non è compreso nel kit. Un'altra cosa dovete fare per il muso. Allora, il muso è fatto con due pezzi di feltro modellabile panna che andrete a ritagliare, due pezzi andrete a ritagliare dal cartamodello, lo cucite a punto filza senza imbottirlo. E andate a fare questi punti lunghi per fare il musino, ok? La stessa cosa si fa per gli orecchi. Allora, gli orecchi dovete ritagliare dal cartamodello due pezzi di feltro colorato, cucirli a punto filza senza imbottirli, e poi andare a incollare l'interno dell'orecchio che è realizzato con il panna singolo, un pezzo singolo, cucito sempre a punto filza e poi incollato sopra all'orecchio colorato. Allora, noi andiamo a mettere all'interno del nostro orecchio il metallo, perché se volete potete anche decidere di piegarlo, cioè di farlo un po' più sagomato. Quindi andate a girare il vostro, fate un cappiettino una volta che avete fatto il punto filza, tanto entra benissimo anche all'interno del punto filza. Quindi andate a fare il cappiettino, lo inserite il metallo all'interno dell'orecchio, dalla parte opposta andate a tagliare il metallo e andate a bloccare con la colla. Questo lo fate per tutte e due le parti, in modo che potete in questa maniera, vedete, piegare anche l'orecchio.
Poi, se a chi di voi non ha nessun animale, però ha piacere di avere questo progettino in casa, lo può tenere ad esempio in cucina per appendere gli asciughini, oppure fuori dalla po alla porta per le chiavi. Insomma, è comunque un appendicose. Eh? Si può dire così, Desa? Appendicose? No? Si può dire? Se mi ha Chi è offeso che non ha un nessuno? cane? Eh? Chi è che non ha un cane in casa? Dice il gatto, due gatti. Guarda, oggi si è fatto la lotta, guarda là che lavoro. Mi mangia la gattina. Allora, ora si fa in questo modo. Voi prendete il vostro supporto, abbiamo preparato tutti i pezzi, prendete il vostro supporto, andate a posizionare l'osso in questa maniera, In questa maniera, in modo da che sormonti di circa 1,5 cm, in modo insomma che il gancio ovviamente sia libero, e andate ad incollare il vostro osso alla base del supporto. Poi andate a posizionare il corpo in questa maniera, deve sormontare leggermente l'osso perché qui ci deve essere lo spazio, eh? Prima ancora la testa, il corpo, tutto, poi ci metto dopo, vai. Allora, quindi intanto incollo la testa che deve essere a filo, giusto? Qui, a filo del Sì. corpo, ok? A filo del corpo, ma l'ho messa giusta, sì. A filo del corpo, un po' più su, dove la metto? Così, eh? Ora, Ci vuole. ovviamente deve asciugare perché ora sta essendo anche molto imbottito. La coda la incollate ovviamente qua dietro, quindi intanto si mette la colla anche sulla coda mentre si aspetta che asciughi la testa. Incolliamo il muso qua. Aspetta, te lo giro. Bene, sì. Sì? Il muso è incollato. Allora, per gli occhi dovete, come vi ho fatto vedere varie volte, tagliare la vite dietro. La dovete tagliare proprio al pari del naso e degli occhi, perché andrà incollata semplicemente sopra al feltro con la colla a caldo. Come l'ho messo qui? L'ho messo storto. Va, poi, stortissimo. Lo faccio di traverso, ma poi non lo vedo. Aspetta. Allora. Povero Braccobardo. Sì, La bocca l'ho torta. accusato. Che poi sopra ci va attaccato il naso. Qui ci mettete il naso, ci incollate il naso, poi mettete gli occhi, così, eh? È fiero, eh? Sì. Uno e due. Ma belle ciglia. Qui sopra farete il punto lungo per realizzare le sopracciglia. Fate il punto lungo, uno da una parte e uno dall'altra, per dare proprio espressione al nostro canino. Ora, ovviamente, mancano le orecchie, che metterete una di qui e una di là.
Il nostro cane è quasi pronto, la coda sicuramente non sarà attaccata. Allora, lo incollate più o meno qui, in modo che l'osso rimanga libero per poterci scrivere il nome. Vedere come si fa Nel schiatto. cartamodello, sì, nel cartamodello trovate le lettere per da ritagliare e incollare sull'osso. Il fiocco si fa in questo modo. Unite le due parti in questa maniera. Ecco, il fiocco è composto da due parti grandi e due parti piccole. Dopo che le avete incollate, le sormontate e unite un fiocco con l'altro, un pezzo con l'altro. Fate la stessa cosa anche per quello più piccolo. Quindi andate a chiudere insieme le due parti del fiocco in questo modo. E andate a incollare i fiocchi uno sopra l'altro, quello più piccolo e quello più grande. Andrete poi a mettere il laccetto in questo modo, incollate dietro. Incollate poi il fiocco sulla coda del vostro canino. Ok? Quindi costo del kit 16 euro, lo potete già ordinare, passami il banner, così si fanno vedere i riferimenti. Ecco qua. Quindi il sito www.merceria-delmenocreativa.com, WhatsApp 345 42731111. Col fiocchino vi saluto. Ciao bimbe!